Allora, io sono Simona Falone, vengo dall'Italia, dall'Abruzzo, dalla provincia di Teramo. Io sono Sandra Di Pietro, vengo anch'io dalla provincia di Teramo. Però lei dall'entroterra e io dal mare, quindi. Comunque, siamo arrivate qui in Moldavia perché in Italia curarsi i denti è improponibile economicamente. Avevamo problemi, io in seguito a delle cure passate ho perso 7 denti dell'arcata superiore e 3 denti dell'arcata inferiore. Dovevo fare un rialzo di seno mascellare, un innesto d'osso, insomma in Italia il preventivo era veramente improponibile, si parlava di cifre attorno ai 20.000 euro quasi, quindi una cosa. E lei pure aveva necessità perché aveva l'arcata superiore completamente distrutta, quindi era completamente da rifare, e ci siamo trovate parlando. In realtà all'inizio avevamo pensato alla Croazia, perché diciamo che da noi si parla più della Croazia. Poi cercando su internet ci è capitato il sito del dottor Palmas e abbiamo provato, abbiamo chiesto un preventivo, il preventivo quello fatto così ci è piaciuto. Siamo partiti un po' all'avventura, cioè noi non sapevamo né dove andavamo, cioè fino a quel momento sinceramente non sapevamo neanche dove si trovava la Moldavia, cioè nel senso. Poi Sì. abbiamo deciso di provare, siamo partite un po' all'arrembaggio, un po' così, però in due ci siamo fatte coraggio e siamo venute. Poi ci siamo, devo dire che la prima impressione è stata veramente ottima, a parte l'accoglienza, perché quando siamo arrivati in aeroporto comunque abbiamo trovato chi c'era ad aspettarci, ci hanno portato in appartamento, quindi già è un grande aiuto, perché comunque non devi, perché se tu arrivi e comunque ti devi trovare il taxi, devi trovare l'albergo in un paese straniero, non parli la lingua, invece così già ci siamo sentite più a nostro agio. Poi la prima volta che siamo entrati in clinica siamo rimasti a bocca aperta perché la clinica non era ancora com'è adesso, quindi se arrivavamo adesso penso che Sì, era veramente. metà, l'altro lato ancora non c'era, Sì. quindi. E poi abbiamo avuto la prima visita col dottor Vadim che ci ha fatto il preventivo, preparatissimo, molto gentile, molto scrupoloso, ci ha spiegato passo passo ogni Molto singola cosa, molto paziente. paziente, che noi all'inizio comunque non. Quindi abbiamo deciso di accettare. Abbiamo fatto 3 viaggi per portare a termine tutti i nostri lavori. E io poi sono stata operata dal chirurgo, non mi ricordo come si chiama. E poi noi siamo state prese in cura entrambe dal dottor Adrian. Ce lo vogliamo riportare in Sì, Italia? con tutta la famiglia va Ma è bene. bravissimo, simpatico, preparatissimo, professionale, molto paziente. Noi ci siamo trovate davvero bene, anche poi economicamente. Cioè, io ho fatto 10 impianti, una devitalizzazione a capsula, 2 rialzi sonomascellari, 2 innesti d'osso. Cioè, ho pagato un quarto di quello che avevo pagato in Italia. In proporzione è un quarto, esattamente un quarto. E poi quando vieni qui, comunque, voi siete molto, anche in clinica, siete tutte persone molto socievoli, molto disponibili, quindi comunque ti fate sentire anche in famiglia e quindi anche che uno già fa un viaggio per fare anche degli interventi abbastanza, insomma, dolorosi e complicati, trovare una situazione, diciamo, di famiglia non è male. Noi abbiamo messo prima i provvisori e poi l'ultimo viaggio, il terzo viaggio, i definitivi. Io devo dire che non ho avuto problemi né con i provvisori, quando sono tornata in Italia con i provvisori pensavano tutti quanti che fossero i miei i denti, cioè che erano proprio naturalissimi. E con i definitivi lo stesso, non ho avuto alcun tipo di problema, né un fastidio, né. L'ho trovata benissimo. No, avevo dei Devo dire problemi che io lo nemmeno io, sì. consiglierei, se, tanta gente. Io mi ho mandato già 3-4 persone a fare i preventivi che mi hanno chiesto, perché comunque mi sono trovata bene, io lo consiglio. No, io pure mi sono trovata benissimo, quindi anche finito tutto, diciamo, non ho avuto problemi, non ho avuto nessun tipo, diciamo, di disagio. Anche a livello di accoglienza, stessa cosa, come diceva lei, effettivamente siamo arrivati qua che noi non sapevamo nemmeno chi trovavamo, perché c'è proprio l'avventura, diciamo. E invece no, abbiamo trovato appunto accoglienza, ci siamo trovate bene, personale che parla italiano, quindi alla fine, cioè, sì, Sì. simpaticissimo, quindi che ci hanno magari saputo indicare anche come muoverci qua per i giorni che restavi, quindi no, su questo devo dire, anzi, anche il lavoro fatto, come diceva anche lei, il dottore ce lo riporteremo volentieri a casa, No, il dottor Adrian è il numero uno. Dottor cioè. Adrian è il numero No. uno. Noi siamo No, trovate benissimo, ma non so, per carità, senza non, nulla togliere agli altri perché non li vabbè, conosciamo. noi abbiamo Però il vostro è conosciuto. stato stupendo. Sì. Sì.
Il nostro è stato stupendo, ma sicuramente anche gli altri saranno allo stesso livello. Però noi abbiamo avuto lui e possiamo parlare per lui. Ma il bambino poi è bellissimo, un bambolotto, cioè bello, 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 bello. Grazie a voi.